Ciao a tutti, oggi prepareremo il couscous con verdure e frutta secca. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 20 minuti circa. Gli ingredienti sono couscous, acqua, carote, zucchine, peperoni, piselli, feta, un cucchiaino di dado vegetale, nocciole, albicocche, cipolla oppure scalogno, aglio, olio evo, sale, pepe, noce moscata, prezzemolo di ridado e granella di pistacchi. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le nocciole tostate e le albicocche disidratate. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e li tritiamo per 5 secondi a velocità 7. Mettiamo il trito in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale, mettere l'olio, la cipolla, l'aglio ed il sale. Chiudiamo con il coperchio e il misurino. E azioniamo il bimby per 7 secondi a velocità 7. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Adesso insaporire per 8 minuti, 120 gradi, velocità 1. Mettiamo adesso il dado e il couscous ed amalgamare per 15 secondi con l'antiorario a velocità 2. Adesso aggiungiamo 200 g di acqua. Mettiamo bene con la spatola. Adesso chiudiamo con il coperchio e lasciamo nel boccale per un paio di minuti. Trascorsi 5 minuti, trasferiamo il couscous all'interno della ciotola con le albicocche e le nocciole. Adesso aggiungiamo la feta. E un po' delle nostre verdure. E mescoliamo per bene. Trasferiamo il couscous nel varoma. Dopo aver trasferito il couscous con le verdure sia nel varoma che nel vassoio, continuiamo la ricetta versando all'interno del boccale l'acqua. Posizioniamo il cestello. E andiamo a mettere le nostre verdure. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino. Posizioniamo il varoma, chiudiamo con il coperchio e facciamo cuocere per 20 minuti, temperatura varoma, velocità 1.
Il couscous è pronto. Le verdure sono cotte. Trasferiamo il tutto in una ciotola capiente, amalgamiamo bene e condiamo con noce moscata, pepe, prezzemolo e granella di pistacchi e serviamo. Couscous con verdure e frutta secca. Grazie e alla prossima ricetta!